Bene ragazzi, questo video segue quello precedente in cui ho appunto fatto vedere come in realtà all'interno del condensatore in carica c'è una sorta di corrente di spostamento. È una quantità che io ho chiamato corrente di spostamento solo per motivi dimensionali, quindi potrebbe non c'entrare niente con una corrente, ma sono in ampere, e ho detto che questa corrente di spostamento che salva l'equazione, diciamo, la legge di Ampere sulla circuitazione, ha le dimensioni degli ampere. E quindi Maxwell dice semplicemente: ah, ok, se il condensatore è in carica e quindi io ho un aumento di flusso del campo elettrico nel tempo. Dovete immaginare proprio questo come nel tempo, allora semplicemente nasce una corrente di spostamento fatta così. Ok? Quindi in un condensatore in carica passa sempre corrente sia nei fili I sia nel condensatore IS. E tra l'altro, affinché la legge di Ampère sia valida, questa corrente di spostamento non è libera di fare quello che vuole, deve esattamente essere uguale a D. Così questo circuito in realtà diventa, non so come dirvi, un circuito senza condensatore, in cui semplicemente passa corrente I sia nel metallo sia nel vuoto attraverso il condensatore, passa sempre I in un giro chiuso. Appunto per questa cosa salva la quarta equazione di Maxwell. Ma fisicamente, di solito, cosa crea una corrente? Un campo magnetico. Quindi la domanda è: all'interno del condensatore c'è un campo magnetico o no? Perché noi abbiamo imparato che una corrente genera un campo magnetostatico, no? Cioè, ad esempio, qui c'è davvero un campo magnetico, che è una circonferenza. Qui c'è un campo magnetico. La domanda è quello che ho chiamato campo magnetostatico. La domanda è: ma qui in mezzo c'è un campo magnetico? La risposta è sì, non ovviamente generato dalle correnti fisiche, ma generato dalla corrente di spostamento. Quindi noi ci stiamo appoggiando ad una cosa che non esiste, che è la corrente di spostamento, cioè che non esiste intendo che non c'è carica e movimento, ma comunque l'effetto è lo stesso, cioè è in grado di generare un campo magnetico indotto, che guarda caso. Cosa abbiamo visto ieri, ragazzi? Ditemi se dal punto di vista analogico è uguale. Noi abbiamo un campo elettrico che è in questo caso in aumento, e guarda caso, se aumenta il campo elettrico, nasce un campo circolare indotto, ovviamente magnetico. Allora, una piccola cosa. Qui c'è una differenza però con la terza equazione di Maxwell. Nella terza equazione di Maxwell c'è il meno. Nella quarta equazione di Maxwell il meno non c'è. Questo cosa vuol dire? Perché quel meno significa che andava nella direzione opposta, si opponeva all'aumento. Qui non si oppone, va come lui. Quindi, tanto per farci capire, se qui il campo elettrico va verso sinistra, allora, e sta aumentando, allora, la rotazione, diciamo, il verso di questo campo magnetico va come l'aumento. Ok? Quindi come va? Sì, diciamo, dipende un po' come lo guardiamo. Ok? Però sale di qui, esatto, sale di qui, entra qui e poi qui risale. Ovviamente è più facile non disegnarli in questo modo, ma adesso lo disegno in un'altra direzione così ci capiamo. Cioè,
se noi abbiamo un campo magnetico, scusate, un campo elettrico fatto così, che è in aumento, allora pollice in alto, sta girando, ok? E lui va come l'aumento stesso, quindi come gira? In senso antiorario. Quindi questa è una grandissima differenza tra la terza equazione di Maxwell e la quarta. Cioè qui gira esattamente così. Ok? Quindi se uno guardasse i campi magnetici qui, non si accorgerebbe della differenza. Nel senso che lungo il filo è generato dalla corrente I. All'interno del condensatore è generato dalla corrente IS, che tanto è uguale a D. Quindi non c'è nessuna differenza. In realtà, fisicamente, questo campo magnetico indotto è generato dalla variazione nel tempo del flusso del campo elettrico, okay? Che poi noi chiamiamo corrente di spostamento. Però questa corrente in realtà, non è io continuo a dirlo, ma non è nessuna carica in movimento. E mi manca da dimostrarvi che però la corrente di spostamento è uguale alla corrente. Io questa cosa non ve l'ho detta. Diciamo che salvaguarda la legge di Ampere, però non vi ho ancora detto che IS è uguale a D. Ma diciamo in due righe ve lo faccio vedere. Nel senso che noi partiamo dal fatto che la corrente di spostamento è uguale alla derivata, più la derivata nel tempo, ok? Quel più vuol dire che se aumenta va come lui, se diminuisce va dall'altra parte. Flusso del campo elettrico. Allora, bravissimo, infatti manca un pezzettino, che altrimenti se questo pezzettino non ce lo metto, che è epsilon, poi non viene uguale. Bravissimo. Quindi epsilon, derivata nel tempo del flusso del campo elettrico. Allora, cos'è il flusso? Il campo che sta nascendo per DS. Allora, che cos'è in questo grafico? Dov'è E e dov'è DS qui, ragazzi? Questo è importante. Cioè io il flusso dove lo sto visualizzando? Sulle piastre o su questa linea blu? Sulla linea blu, perché sta bucando il mio campo elettrico in aumento. Quindi io sto effettivamente guardando l'area di questo cerchio e vi ho detto che in realtà in prospettiva anche queste sono delle circonferenze. Io prendo, per motivi che poi vedremo, l'area uguale, cioè se quest'area è S, quest'area è S e quest'area è S. Ok? Mi metto nella situazione più simmetrica del mondo. Quindi, come possiamo vedere, la normale è parallela al campo, quindi come sempre facciamo, cos'è che diventa? Nel senso che questo campo cambia nel tempo, ma diciamo, ma è uniforme, quindi esce, ok? Però prima di farlo, questo diventa modulo di E, modulo di DS, e dentro ci sarebbe il coseno di 0 che fa 1. Quindi, come sempre abbiamo fatto, poi il modulo di E esce, mi rimane sempre l'integrale di DS che fa sempre S, ok? Questa cosa. Allora, vediamo perché salta fuori che fa la corrente. Allora, chi è, ragazzi, che qui cambia nel tempo? E o S? E, quindi S esce, quindi diventa epsilon S, derivata nel tempo del campo elettrico. Allora, adesso noi dobbiamo ricordarci una cosa del condensatore, quindi dobbiamo tornare indietro nel tempo in quarta e sapere qual è la formula del campo elettrico generato da un condensatore. Qualcuno se lo ricorda? La formulina? Cioè è una cosa di quarta, cioè il campo elettrico in un condensatore è sigma fratto la costante epsilon. Sigma che cos'era? La densità di carica, e quindi come la posso scrivere? Carica fratto S. Carica su S epsilon. Quindi, infatti uno con la coda dell'occhio vede già che si semplifica un mare di roba, no? Perché D su DT, allora qui ho Q su S epsilon,
S ed epsilon sono costanti nel tempo, quindi escono e si vanno a semplificare con tutto. E rimane una cosa che noi sappiamo cos'è. Cosa rimane? La derivata nel tempo della carica, che è la corrente. Quindi, attenzione, questa carica ovviamente non esiste sulla mia superficie. Qui sulla superficie non... la carica esiste qui, no? Quindi su questa piastra sta cambiando la carica nel tempo. Ok? E in che modo sta cambiando la carica nel tempo? Cioè, perché sta passando della corrente? Se non passasse corrente non ci sarebbe carica. Quindi la carica che si... cioè, l'aumento di carica nel tempo sulla piastra è la corrente che sta girando nel circuito, ok? È il significato di derivata. E quindi vi ho dimostrato, alla fine, che la corrente di spostamento è uguale alla corrente. Non ci vuole una magia, ok? È stato introdotto questa quantità affinché venga così. Quindi l'abbiamo scoperto in nulla. E quindi adesso volevo chiudere con un piccolo riassuntino, facendovi vedere le quattro equazioni di Maxwell, nel caso dinamico, quelle totali, e guardando un attimo quali sono le sorgenti di uno, dell'altro, e guardando un attimo la forma delle linee. Ovviamente questo lo facciamo in un altro video per essere un pochino meno stanchi quando guarderemo il video.